Forse qualcuno si immagina di essere come quelle opere di artigianato un po' artistiche, quelle cose in ferro battuto che talvolta diventano un omaggio, qualcosa di unico che decora una casa, una parete, un mobile. Ecco, qualcosa di unico che acquista interesse perché è opera singolare, un ferro battuto con una forma magari un po' enigmatica che suscita la curiosità del visitatore, un'opera originale che attira l'attenzione. Qualcuno forse immagina di essere così, come una persona unica, originale, che attira l'attenzione, che ha questa capacità di suscitare domande, ma che cos'è? Ecco, tuttavia queste opere di artigianato artistico col tempo diventano un po' scontate, nei traslochi non si sa mai dove metterli, dove portarli, non sono di valore al punto da dire ma vendiamo che ricaviamo qualcosa, e non si ha neanche il coraggio di dire beh buttiamolo via. Perciò succede che ci sono nelle case quei luoghi dove sono depositate queste cose che un giorno avevano forse attirato l'attenzione, ma che infine diventano un po' solo cianfrusaglie, un po' imbarazzanti, ingombranti. Ecco, qualcuno forse pensa di essere così e non vede dove si va a finire quando si ha questa presunzione di essere originali e di mettersi in mostra per questa originalità. Prima o poi si diventa materiale da deposito. Qualcuno forse invece ha l'impressione di essere uno qualsiasi. Un qualsiasi vuol dire uno che è fra tanti, un qualsiasi vuol dire come una cosa prodotta in serie che non si distingue, perciò si confonde nella massa, si deposita insieme con tante altre cose simili, senza originalità, senza una funzione specifica, un qualsiasi senza un pensiero particolare, un qualsiasi, uno che non ha una parola particolare da dire, e quindi quasi una spersonalizzazione nella massa. Quindi sia l'originalità esibita, sia la mortificazione dell'insignificanza sono due tentazioni di ogni persona, magari che si succedono nelle vicende della vita. Credo che la lettura del Siracide, credo che la sapienza che noi ricaviamo dalla meditazione di queste pagine ci dice una visione che mette insieme l'originalità di ciascuno che rende insostituibile e insieme la modestia di ciascuno. E io vorrei trattare della spiritualità dell'anello di una catena. Ecco, forse questa immagine può aiutarci a capire il nostro momento e la nostra responsabilità, anelli di una catena, della catena della vita. Normalmente
questa celebrazione vedeva la Chiesa piena di ospiti accompagnati dal personale, con qualche parente, qualche persona abituata a venire al Te Deum del Trivulzio. E c'era la chiesa piena di carrozzine, di persone accompagnate da altri, e quindi l'attenzione si rivolgeva necessariamente agli ospiti del Trivulzio. La situazione attuale fa sì che qui invece ci sia persone che rappresentano il personale sanitario, il personale amministrativo, e persone che rappresentano le istituzioni della città, della regione. E io quindi ritengo che questa spiritualità dell'anello di una catena sia quella opportuna per riflettere insieme oggi, per trovare le ragioni, per ringraziare il Signore e per guardare a questo tempo che passa, a conclusione di un anno, di questo anno. Anelli di una catena. L'anello di una catena si congiunge al passato, si collega con chi lo precede, e se non si collega chi lo precede è inutile. L'anello di una catena dunque guarda al passato come a un appiglio indispensabile, perciò il Siracide insiste sull'onorare il padre e la madre, che è un'immagine per dire guai a noi se creiamo una cesura, guai a noi se riteniamo il passato come un accumulo di roba vecchia da cancellare, da dimenticare. L'uomo saggio si collega al passato, perché riconosce di dipendere da ciò che ha ricevuto dal passato. Il saggio sa di aver ricevuto molto bene, molte cose buone, perciò a fine di un anno, ma in generale, ringrazia. E questa istituzione mi pare che sia un luogo dove la riconoscenza ha delle ragioni profonde. Come ricordava Don Carlo all'inizio, è il luogo dove tante generazioni di milanesi hanno fatto convergere la loro generosità proprio per onorare i padri e le madri, proprio per soccorrere le persone nel bisogno, nella fragilità. Ecco, quindi questa istituzione ha un passato di straordinaria importanza, e noi, collegandoci con il passato di questa istituzione, possiamo riflettere sulla qualità della vita di Milano, sulla sensibilità dei milanesi, delle generazioni che si sono susseguite, collegati al passato. E il passato non ha portato solo del bene, non possiamo idealizzarlo. Dal passato abbiamo ricevuto anche delle ferite, delle mortificazioni, cioè il passato ha imposto anche delle condizioni che sono un peso da portare. Ma il saggio non sta a recriminare con il passato, come un figlio non sta a recriminare con il padre, anche se non è stato un padre perfetto. Quindi riconosce il bene ricevuto e si rende conto anche del male, delle ferite, delle mortificazioni che il padre ha imposto ai suoi figli. Però cosa fa il saggio quando si rende conto che il padre non gli ha lasciato soltanto un'eredità preziosa, ma anche dei problemi, anche delle ferite?
Il saggio è quello che sa perdonare e perdona cercando di rimediare a quello che è l'eredità cattiva, è la parte dolorosa del passato. E così questo vale per le famiglie, questo vale anche per le istituzioni. Dunque l'anello della catena ha una spiritualità che si collega al passato con queste due operazioni, quello della riconoscenza e quello del perdono. Ma l'anello della catena naturalmente si predispone ad agganciarsi al futuro, diventa un punto d'appoggio per i giorni che vengono, per le generazioni che vengono. E dunque la spiritualità dell'anello della catena è quello di chi dice che ha un senso se c'è un futuro, se c'è una serie di altri anelli che si collegheranno. E dunque vive questo, diciamo, responsabilità di rendersi disponibile al futuro, perché questo è il suo significato. E quindi, come diceva Don Carlo, il sogno, l'aspettativa, la predisposizione a un recupero anche del senso religioso della vita, per comprendere che non tutto è prevedibile, non tutto è controllabile, non tutto è manipolabile. Quindi lo sguardo verso il futuro. Ma la spiritualità di questo anello è soprattutto il presente. L'anello di una catena sa di essere necessario, necessario, perché se lui cede la catena si spezza, necessario e però anche non necessariamente originale. Certo, l'anello può avere diverse forme, può essere fatto di diverso materiale, se vogliamo approfondire questa immagine. Però la funzione di un anello non è tanto nell'essere originale, ma nel resistere, nell'essere capace di stare attaccato al passato e disponibile ad attaccarsi al futuro. Dunque l'anello della catena è indispensabile e la sua necessità è la resistenza, resistere. Ecco, in questo passaggio dell'anno, di questo anno tribolato e complicato, io credo che noi dobbiamo chiedere al Signore questa grazia di essere umili, modesti, anelli di una catena che è la catena della vita, cioè soprattutto considerando le fatiche che il personale, l'amministrazione, tutti coloro che lavorano qui al Trivulzio hanno dovuto affrontare. Ecco, in questo momento in cui sentiamo questo passaggio d'anno come un motivo di riflessione un po' speciale, noi vorremmo chiedere al Signore questa grazia di resistere, di essere affidabili, di essere persone che non hanno tanto l'ambizione di dimostrare la loro originalità, di farsi notare, ma piuttosto di essere umili servitori di una continuità dell'istituzione, di una continuità della vita, delle famiglie, di una continuità della situazione della società milanese. Ecco, essere capaci di resistere
resistere perché sentiamo di essere indispensabili, là dove siamo noi non ci può stare nessun altro, magari non ci faremo notare, magari non riceveremo dei premi, degli elogi particolari, ma la nostra fierezza è quella di dire: abbiamo svolto il nostro servizio, abbiamo resistito, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Talvolta abbiamo ricevuto critiche, abbiamo trovato reazioni ostili, talvolta ci aspettavamo una gratitudine che non è venuta, talvolta abbiamo sentito il peso del carico da portare, ma siamo rimasti lì, abbiamo resistito, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Questa è la fierezza con cui possiamo consegnare il tempo passato al Signore e guardare con fiducia al futuro. Non è facile prevedere, non abbiamo la presunzione di controllare, abbiamo soltanto questa convinzione. Noi dobbiamo resistere. Noi dobbiamo continuare ad essere quell'anello di una catena che, proprio perché ci siamo noi, può continuare, può svolgere la sua funzione. Ecco, io sono qui per rendere omaggio a questa istituzione, per dire, farmi voce della gratitudine di tante persone, degli ospiti, di tante famiglie che sono convinte di avere qui un aiuto indispensabile per la serenità delle famiglie, per la cura delle persone fragili. Sono qui a dire la gratitudine, sono qui a dire anche una parola di consolazione se ci sono state delle critiche ingiuste, delle amarezze che non erano motivate. E insieme sono qui a incoraggiare alla resistenza. Nessuno di noi presume di essere perfetto, di non avere mai sbagliato. Nessuno di noi presume di essere quello che salva il mondo o l'istituzione o la famiglia. Vogliamo soltanto essere anelli di una catena che permette alla vita di continuare. Vogliamo fare nostra questa spiritualità della resistenza, questa fierezza del dovere compiuto, del proprio servizio ben fatto. Vogliamo ringraziare il Signore perché ci ha aiutato a resistere nell'anno che sta per finire, e vogliamo pregare il Signore che ci aiuti a resistere nel tempo che viene.